Ringrazio Don Antonio di avermi dato la possibilità di conoscere la tua storia. Infatti avevo preparato delle domande, però adesso vado a senso. La tua storia mi ha colpito molto. Tu adesso lavori con i giovani nell'Accademia Multidisciplinare di Roma. Tu ti sei persa e ti sei allontanata da Dio. Perché ci si perde? Perché ci si allontana da Dio? E perché sembra adesso che i giovani non abbiano fiducia in Dio? Non si sappiano abbassare in Dio, secondo te? Ma è vero, io lavoro con i giovani perché insegno in un'accademia di spettacolo che anche dirigo e quindi mi stanno molto a cuore perché io desidero che non si perdano come mi sono persa io in passato, quindi cerco di aiutarli in tutti i modi. Addirittura tante volte mi accompagno a casa con la macchina perché è tardi la sera e non voglio nemmeno che facciano dei brutti incontri, ma non è che sono iperprotettiva, gli voglio bene. Quindi questa è la prima cosa, volergli bene, non pretendere che camminino come noi vogliamo, ma bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto quando li guardiamo, non le cose che non vanno bene in loro, ma quelle che sono belle e partire da quelle, perché Dio ha fatto così con me. Quando il Signore ha voluto salvarmi, ha utilizzato quei pezzettini di bene che c'erano nel mio cuore e quelli li ha valorizzati e su quello ha lavorato Lui. Quindi quando noi ci rapportiamo con giovani che sono anche difficili a volte, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e valorizzare quello che c'è di buono in loro, amarli perché hanno bisogno, un bisogno tremendo di amore e di fiducia. E poi la fede va testimoniata con la vita, perché io è inutile che parlo tanto di Dio se poi dopo non sono coerente. Quindi innanzitutto loro hanno bisogno della nostra coerenza nella fede e poi vanno aiutati a pregare, perché ai giovani chi gli insegna a pregare? Nessuno, perché i genitori non hanno tempo e spesso non pregano neanche i genitori. Quindi o sono i nonni che gli insegnano a pregare, a scuola non vanno più nelle scuole in cui gli viene insegnato a pregare, ma la preghiera è una grande forza per sconfiggere il male, è una grande forza per trovare la pace, è una grande forza per ascoltare la voce di Dio, è una grande forza. Quando io vedo i miei giovani che mi seguono nella recita del rosario prima di uno spettacolo, io penso che sto facendo loro il mio dovere, cioè insegnargli a pregare, aprirgli il rapporto con Dio e portarli per mano a, diciamo, a parlare con Dio, a relazionarsi con il Signore. Poi dopo ci pensa il Signore a lavorarli, no? Con la grazia, non sono io, però io ce li devo portare per mano. Un'altra cosa che mi ha colpito di te è stata la tua devozione al santuario di Pompei e ti devo dire che è una cosa che ho riscoperto anche io. Quanto ha contribuito la presenza della Madonna nel tuo cammino di riconversione? Partiamo dall'atto che mia mamma ha fatto di affidamento a Maria come mamma, cioè le ha chiesto alla Madonna di custodirmi come una madre. Ecco, io l'ho sentita madre in questo cammino di conversione, soprattutto nei santuari. Io chiedo alla Madonna sempre di aiutarmi a capire come devo essere, come mi devo relazionare con il Signore, no? Perché chi meglio di sua madre lo sa. E quindi, e allora la Madonna, ogni volta che io vado in un santuario con un pellegrinaggio, mi fa capire che cos'è che devo ancora cambiare, che non piace al Signore di me. Cioè che il Signore vuole che miglioro, perché vi ho detto che bisogna tendere al cammino di perfezione cristiana, quindi bisogna tendere alla perfezione, fare un cammino di conversione continua. E quindi la Madonna in questo c'è madre, ci corregge, perché una vera madre è vero che dà affetto, dà tenerezza, dà protezione, però anche al momento opportuno corregge. Qui stasera ci sono tante persone e io ho visto tanti video in cui ci sono appunto molte persone che vogliono ascoltare la tua testimonianza. Che cosa cercano le persone dalla tua testimonianza?
soprattutto come si può condurre lo stesso cammino che hai condotto tu, da dove si parte per la riconversione? Allora, io penso che ciascuno ha la sua storia personale con Dio, quindi ha il suo cammino personale con il Signore, dove il Signore parla in maniera personale, però sicuramente la preghiera è importante, la messa, la Santa Messa vissuta, non diciamo da spettatore, no? Ma dove noi siamo coinvolti profondamente nel cuore, è importantissimo. Quindi io ritengo che questo è un fattore comune per tutti. Noi dobbiamo cercare di conoscere la sua parola, vivere il Vangelo e pregare e partecipare alla messa vivendola, non semplicemente come dei spettatori. E a volte a me sembra, io scusate, faccio questo mestiere, quindi riconosco i timbri della voce, no? Riconosco i colori della voce. A volte si prega in maniera troppo superficiale, perché io sento le voci che non sono voci che sgorgano dal cuore, che quindi che non parlano con il cuore, ma a volte le persone parlano in maniera qua, tutto qua, sulla bocca, quindi tutto molto detto, non provato nel cuore. Allora bisogna a volte pregare più lentamente e cercare di pregare con il cuore, non tante parole dette tanto per dirle, no? Ma qualcosa di autentico che nasce dal cuore. Io penso che quella è la preghiera più gradita al Signore. In ultima battuta ti volevo chiedere della tua associazione, Le Opere del Padre. In particolare mi ha colpito un'opera importante che voi avete intitolato La Piccola Lourdes. Se potevi raccontare a tutti l'evento. Sì, allora, sapete, i disabili nei paesi poveri sono proprio abbandonati, un po' perché sono considerati come, diciamo, maledetti. Quindi che sono nati, però no, c'è una maledizione, eccetera. Quindi io ho detto che sono a volte paesi dove c'è la superstizione, eh? Quindi un po' c'è quello, un po' c'è che nella povertà più estrema, non potendo diciamo, la persona disabile produrre, perché non può, no, dice fare niente, è un po' abbandonato a se stesso. E quindi io ho visto a volte i disabili, poi non ci sono le strutture adeguate per curarli. E quindi io li ho visti in Etiopia, non in Burundi, li ho visti seduti a terra con una catena al collo e ciascuno aveva il suo bastone e la sua catena, come dei cani. E io sono rimasta profondamente colpita da quella immagine, soprattutto perché sorridevano. Perché diciamo erano sotto una tettoia tutti seduti a terra così che sorridevano e è proprio una chiamata che il Signore mi ha fatto, guardate, perché non è possibile. Io li ho rivisti in Burundi, alcuni a terra con il volto tutto coperto dalle mosche perché non avevano l'uso delle mani, e chiaramente questi sono paesi dove le mosche sono in abbondanza. Ecco, io una volta ho visto sdraiato a terra questo ragazzo che era tutta una mosca, e per vedere i suoi occhi, il suo volto, ho dovuto mandare via le mosche. Quando io ho visto in che condizioni stanno, perché mi sono detta, ma questo è un essere umano, ha la dignità di un essere umano, non può stare in queste condizioni, non può stare seduto a terra come un rifiuto. E allora nacque La Piccola Lourdes così. Perché io dissi al Signore, io voglio fare qualcosa per te, perché io nel povero che soffre vedo il Signore. Gesù dice, ogni volta che avete fatto una di queste cose l'avete fatta a me. E allora, quindi ho detto, io voglio fare qualcosa per te, Signore, qui, per i disabili. Così è nata quest'opera con la piscina, per questo si chiama La Piccola Lourdes, perché la piscina è il luogo più adatto per curare soprattutto gli spastici, perché con l'acqua calda si sciolgono le tensioni muscolari. E ho detto, io devo lenire la sofferenza di queste persone che non possono stare buttate così senza che nessuno faccia niente, anche perché se si fanno i massaggi, si fa la palestra, anche lo stato fisico migliora e quindi stanno meglio. E poi dopo successivamente, e qui chiudo perché capisco i tempi,
ci siamo accorti che ci sono tanti poveri che soffrono tanto perché non hanno i soldi per curarsi. E siccome in questi paesi non c'è il medico di base, non c'è. Se uno non ha i soldi, anche per una banale malattia muore perché non si cura. E io ho visto i corpi deformati dalle malattie perché non vengono proprio bloccate le malattie. Ho visto persone con le gambe grosse, coi bozzi, una ragazza con un tumore all'occhio che aveva un occhio che era un'altra testa. È enorme, proprio perché non si era mai curata, se non operata a 7 anni, e in 13 anni di guerra civile non si era mai fatta vedere. Ecco, allora prima abbiamo iniziato a operare i poveri lì sul posto con un chirurgo che mi accompagnava, poi abbiamo detto senti, li abbiamo cominciati a portare anche in Italia per curarsi, poi abbiamo detto senti, costruiamo anche sala operatoria, e quindi la piccola Lourdes, da centro di riabilitazione per i disabili, è diventata anche ospedale per i poveri, e stiamo più o meno a metà dell'opera.